Nata dopo la pittura, la scultura, la fotografia e il cinema, l'animazione è la più giovane delle arti grafiche. Per dirla in due parole, un'animazione non è altro che una serie di disegni mostrati in rapida sequenza per darci così l'illusione del movimento. È il francese Émile Cole l'autore del primo disegno animato, nel 1908, intitolato Fantasmagorie. Come possiamo vedere, non c'è una trama vera e propria. Davvero pioniere, Cole era probabilmente spinto dall'unico obiettivo di fare quello che prima era impossibile: staccare e riattaccare la testa alla gente, trasformare elefanti in case e così via. Ovviamente c'è chi sospetta che alla base delle storie deliranti delle sue prime animazioni ci fosse anche l'uso di sostanze stupefacenti, come si dichiara apertamente in questo suo secondo lavoro del 1910. Comunque sia, erano anni di intenso fermento artistico e le potenzialità del nuovo mezzo espressivo ovviamente non sfuggirono ai surrealisti. Duchamp realizzò una serie di corti a cavallo fra il cinema e l'animazione, che chiamò Anemic Cinema, ma furono gli americani i primi a voler raccontare delle storie tramite l'animazione. Winsor McCay, già vignettista presso il New York Herald, si cimenta nella sua prima animazione un paio d'anni dopo Émile Cole. Tutt'altro paio di maniche rispetto a disegnare semplici vignette. Per ogni secondo di animazione bisogna fare almeno 10 disegni. Winsor scommette con gli amici, che lo deridono, ma intrepido si fornisce di barili di inchiostro e bancali di carta, con l'obiettivo di realizzare 4.000 disegni. E alla fine ce la fa, stupendo tutti con un'opera mai vista all'epoca. Siamo solo nel 1910. Da lì il passaggio dalle vignette ai cartoni animati fu quasi obbligato. Finalmente gli animali recitano e parlano. Uno dei primi personaggi a prender vita, passando dalla carta stampata alle sale del cinematografo, fu Félix the Cat. Nel suo debutto del 1919, Félin Folie, lo vediamo subito in una storia di intensi sentimenti. Il colpo di fulmine per una candida gattina, la fuga d'amore sulle ali, o meglio sulle ruote della musica, la cacciata di casa, l'insostenibile peso delle responsabilità e alla fine la tragica scelta del suicidio per asfissia. Morendo nella prima apparizione, Félix risorge e ci accompagna in gran parte dell'evoluzione dell'arte animata. Eccolo nella sua piena forma fisica nel 1924 e nello splendore del Technicolor anni 30 lo sentiamo finalmente parlare. Well, what's your name? I'm Félix the Cat. Who are you? I'm Old King Cole, the merry old soul. Sono anni di innovazioni tecniche che si susseguono una dopo l'altra. Il colore e il suono sono le più evidenti, ma al contempo il disegno è sempre più raffinato. L'espressione e la mimica prendono uno stile proprio. I movimenti di camera non hanno più niente da invidiare a quelli del cinema. Ma il fascino del bianco e nero sopravvive nel tempo. Osamu Tezuka, celeberrimo fumettista e animatore giapponese considerato universalmente padre dei manga, omaggia così gli albori dell'animazione in questo corto degli anni Ottanta. Anche la comicità surreale è la stessa degli inizi. Le vignette, i fuorisincrono e addirittura i graffi della pellicola diventano elementi di scena. Pochi se lo ricordano, ma alla radice dell'enorme mole di produzione di cartoni animati in Giappone c'è proprio l'animazione europea e americana degli anni 30, di cui Tezuka era un grande estimatore. Guardando Astro Boy, primo manga della storia, risulta abbastanza chiara la parentela. E a Tezuka, come a gran parte degli animatori, piaceva sperimentare. Ricordiamoci che a spingere un animatore a stare chino sul tavolo da disegno per giorni c'è spesso il desiderio di far vedere ciò che in altro modo non può essere filmato. Come vedremmo il mondo se potessimo saltare sempre più in alto ogni passo che facciamo? E che effetto farebbe? E dove andremmo a finire? Osamu Tezuka non lesina sui dettagli. Oggi molte sperimentazioni animate le troviamo su internet, dove gli animatori si confrontano e si promuovono.
Dagli esercizi di stile come questo di Ryan Woodward, che perfeziona l'espressività dei movimenti all'estremo, a veri e propri corti d'autore, che vengono realizzati, montati e pubblicati dall'autore stesso per mostrare, mostrarsi e provare nuovi stili, come questo, che mischia schizzi a matita e montaggio digitale. E si arriva a vere e proprie pitture animate, come questa di Alexander Petrov, che ce ne offre un elaboratissimo esempio, realistico e pieno di dettagli. Qui non c'è un disegno per ogni fotogramma come negli esempi che abbiamo visto finora. Tutte le scene vengono dipinte, fotografate e ridipinte ogni volta. È una tecnica di grande effetto, ma difficilissima, perché impedisce di tornare indietro a riparare gli errori che sono inevitabili in ogni lavoro di animazione. Per Petrov, dunque, buona la prima. Un'idea simile, ma su un supporto diverso, l'ha avuta Blue, street artist italiano. Invece di usare dei fogli, Blue usa una città, e così disegnando, cancellando e ridisegnando, i suoi personaggi prendono vita, entrano in posti abbandonati, si nutrono di quello che trovano e coprono intere facciate di palazzi. Questo video è stato girato qualche anno fa a San Paolo e ha richiesto più barili di vernice di quelli che usò Winsor McCay agli albori dell'animazione. Ma chi dice che l'animazione è solo disegnata? Tutto può essere animato, se pensiamo che in fondo l'illusione del movimento è data semplicemente da una serie di foto in veloce sequenza. Taijin Takeuchi ha preso il concetto alla lettera e ha riempito la sua stanza di foto per poi rifotografarle in sequenza. E mentre qui si tratta di un inseguimento di un lupo che cerca di catturare un maiale senza successo, in questa pubblicità si narra alla stessa maniera la storia di una vita dalla gioventù alla vecchiaia. Take it easy, keep your head up. No need for sorrow and despair. Just keep on moving, it's such a wondrous world out there. Riportando il concetto alla scala di una città, lo stesso lavoro è stato fatto stampando le foto a dimensione di manifesto e piazzandole in giro. Qui Taijin Takeuchi è stato assunto come regista e ha potuto mettere in disordine Bucarest invece della sua stanza, approfittando di un budget più cospicuo. You are part. Partendo da quest'idea, ogni oggetto può essere fotografato, spostato e rifotografato per ottenere un'animazione. E in fondo è l'idea che sta dietro allo stop motion. Michel Gondry, famoso regista francese, ha applicato il concetto ai Lego per questo video prodotto per i White Stripes. Presto lo stesso mezzo è stato trasposto a un altro genere musicale, l'8-bit, la musica fatta con i computer e le console degli anni 80. Un connubio esteticamente logico, i pixel dei videogiochi diventano mattoncini. Prendiamo un altro oggetto facilmente dislocabile, il post-it. Era ovvio che qualcuno ci pensasse. Bang Yao Liu, per la sua tesi alla scuola dell'arte di Savannah, ha parafrasato lo stress di una scadenza lavorativa, per la quale spesso si usano questi foglietti adesivi, attaccandone migliaia sul muro di camera sua, e ricevendo poi quasi 5 milioni di click su YouTube. Ma la pazienza dei cultori dello stop motion non conosce limiti. Mollette. Conchiglie. Attrezzi, cibo. Persone. Pesse, che è l'autore di tutti questi corti, ha provato davvero di tutto. Talvolta è proprio la scelta dei materiali a costruire la storia stessa, come in questo corto di Kirsten Lepore, dove un essere fatto di sabbia inizia una corrispondenza con un essere fatto di neve attraverso il mare. Gli oggetti appartenenti ai due diversi ambienti vengono scambiati fisicamente anche nella realtà. Hanno meno fortuna i due protagonisti del corto, che essendo per l'appunto fatti di sabbia e di neve, alla fine si sciolgono in mare nel tentativo di incontrarsi. The
Dobbiamo quindi rassegnarci a passare notti insonni spostando oggetti e tracciando disegni su disegni per diventare animatori di successo? Beh, non è detto. Dove non arriva il lavoro manuale, arrivano le idee. So what I'm really looking forward to now is to see this idea come to life. The whole idea is about an idea coming to life. È il principio che sta alla base della tecnologia, e una tecnologia avanzata come internet non può che premiare le idee, per quanto folli. E sarà questo l'argomento della seconda parte di questo racconto. Most big ideas start on a blank sheet of paper.